grazie al PIL che viaggia meglio del previsto, 6% anziché 4,5%, maggiori entrate e minori spese, il deficit previsto è passato dall'11,8% al 10%. Notizie bellissime che potranno portare la nostra economia al di fuori della crisi. Ci vuole tanta buona volontà da parte di noi cittadini, da parte delle istituzioni. Il mantra continua ad essere: rimbocchiamoci tutti quanti le maniche.